Bentornati a Motorpad TV per la seconda parte della puntata e come avete visto nei nostri ultimi episodi, il mondo dell'auto sta cambiando perché ci sono delle decisioni che sono state prese a livello europeo, soprattutto quella del 2035, quando l'auto con i motori convenzionali dovrà terminare la produzione e inizieranno ad essere vendute solo quelle elettriche. E oggi cercheremo di fare un po' di chiarezza attraverso un viaggio nella tecnologia e lo facciamo insieme a Bosch, azienda che, come nessun altro, conosce il mondo dell'automobile e soprattutto è in grado di darci degli scenari sul futuro. In collegamento con noi c'è Camillo Mazza, l'ingegner Camillo Mazza, General Manager di Robert Bosch Branch Italy. Grazie ingegnere di essere con noi. Grazie, grazie a voi dell'invito. Allora, faremo un viaggio nella tecnologia e direi che la prima cosa da chiedere è: quale sarà l'evoluzione per le auto di oggi e cosa succederà domani? Quali sono le soluzioni tecnologiche a disposizione? Voi come Bosch siete un osservatorio assolutamente di primo piano. Beh, assolutamente sì, mi lasci partire brevemente con i driver. Come mai ci troviamo ad affrontare questo grande cambiamento? E la motivazione principale è quello che vediamo tutti i giorni, il cambiamento climatico, per il quale tutti quanti siamo chiamati a dare un contributo e, oltre a noi, ovviamente, anche l'industria dell'auto. Quindi, anche con la spinta del legislatore, sta avvenendo veramente tanto da questo punto di vista. Secondo me, secondo Bosch, gli obiettivi di salvaguardia del clima possono essere raggiunti nel tempo con una combinazione, di soluzioni specifiche che possono partire dall'ottimizzazione dei motori a combustione interna, quindi con un'ulteriore riduzione consumi ed emissioni. Pensiamo all'Euro 7, evidentemente, ma anche con l'introduzione per i motori a combustione interna di carburanti sintetici, che sono neutrali dal punto di vista CO2 e quindi contribuiscono evidentemente all'obiettivo, della riduzione del cambiamento climatico. E andando un passaggio oltre, possiamo anche utilizzare i motori a combustione con l'idrogeno, che è pressoché neutrale dal punto di vista CO2. Questo è il primo step, evidentemente tecnologico, il più vicino alla tecnologia attuale disponibile sui veicoli, ma ovviamente l'elettrificazione è già cominciata da qualche anno e anche qui l'introduzione progressiva di soluzioni ibride, plug-in e completamente elettriche evidentemente rappresentano un trend molto molto importante dell'automotive, del business dell'auto. I veicoli completamente elettrici possono essere sia a batteria, ma anche a tendere con le celle a combustibile, appunto, che prendono il carburante, diciamo l'energia, dall'idrogeno. Prima parlavo di un aspetto, secondo noi, molto importante, il fattore tempo, perché noi riteniamo che ci debba essere una sincronizzazione tra le soluzioni powertrain disponibili, quindi le soluzioni disponibili su veicolo e l'infrastruttura, per esempio, fondamentalmente il tema dell'infrastruttura di ricarica. Non possiamo passare tutti immediatamente ai veicoli elettrici perché mancherebbe l'infrastruttura e la quantità di energia sufficiente. Quindi questa transizione deve avvenire in maniera bilanciata nel tempo. Un altro elemento importante, che a noi sta molto a cuore, è la sostenibilità, ma la sostenibilità non solo evidentemente ambientale, ma anche quella economica. Oggi non tutti possono o vogliono permettersi un veicolo full electric che ha evidentemente attualmente un livello economico di costo molto più alto di un veicolo a combustione interna. Proprio per questo riteniamo che la soluzione al problema del cambiamento climatico oggi sia proprio una combinazione di quelli che sono i vari tipi di powertrain di motorizzazioni che vi elencavo poco fa. E proprio in tutti questi settori, ovviamente, Bosch è impegnata, siamo impegnati naturalmente con la nostra ricerca e sviluppo, ma in stretta collaborazione con i nostri clienti. Però le case automobilistiche stanno facendo degli investimenti molto importanti per affrontare questa transizione. Quindi,
Stiamo già vedendo questi alcuni passaggi che lei ha citato, è molto evidente anche la velocità con cui si sta muovendo l'industria e pare anche voi con tutte le soluzioni che ci ha anche raccontato nella prima risposta. Ma assolutamente, basti pensare, guardiamo un attimo le pubblicità che possiamo vedere oggi sui media, pubblicità di auto, nella stragrande maggioranza vediamo dei veicoli elettrici e perfettamente connessi a internet, quindi con l'infotainment in grande evidenza. Quasi vediamo un prodotto veicolo che è uno smartphone su quattro ruote, quindi questo è chiaramente un elemento del trend del futuro dove i clienti, i produttori delle case automobilistiche sono già assolutamente sulla strada del futuro, e il futuro è già presente, è già disponibile oggi, come dicevo prima. E comunque è chiaro ed evidente che il trend dell'elettromobilità è il trend principale che vediamo oggi, ma anche per i prossimi 10 anni. Parlavamo della legislazione europea che metterà al bando i motori a combustione interna entro il 2035. Quindi i prossimi 10 anni saranno veramente ricchi di evoluzioni dal punto di vista del prodotto e della tecnologia. Per quel che riguarda Bosch, noi siamo partiti già da tempo in questa direzione, abbiamo investito per lunghi anni circa mezzo miliardo all'anno proprio per creare un portafoglio di prodotto elettrico il più ampio possibile. Noi oggi abbiamo dei prodotti che vanno dalla bicicletta al camion a lunga percorrenza heavy duty con un portafoglio quindi di prodotti adeguato a questa tipologia di powertrain che è quello elettrico. E prevediamo evidentemente anche entro il 2025 che il volume di fatturato di Bosch nel settore dell'elettrificazione raggiunga quasi 5 miliardi di euro. Quindi è chiaro che per noi l'elettrificazione è già una realtà importante e assumerà nei prossimi anni un ruolo chiave in questa direzione. Ma se il software diventa così importante all'interno di un'auto, quindi diventeranno ancora più importanti i servizi che l'auto può offrire al guidatore o che il guidatore cercherà attraverso l'automobile. Quindi cambierà anche, stiamo vedendo anche con l'auto elettrica, sono cambiati i cruscotti, sono cambiate proprio tutta l'interfaccia, quindi anche lì ci dobbiamo preparare a un cambiamento? Ma lo vediamo da questa immagine e da quello che dicevo prima, lo smartphone su quattro ruote, assolutamente. L'auto sarà sempre più software, sarà sempre più contenuto legato al software e non necessariamente all'hardware. E questo è un elemento che abbiamo visto e fondamentale anche per il futuro di Bosch. Bosch investe oltre 4 miliardi di euro all'anno per sviluppare competenze nell'area software. E circa la metà dei collaboratori Bosch in ricerca e sviluppo sono ingegneri softwareisti, quindi questo è un dato molto importante del trend nel quale la nostra azienda sta andando. Ma perché questo? Ma facciamo l'esempio dell'infotainment, quindi quella che una volta era la radio, oggi è un piccolo computer, un grande display con un computer nel background per fare tutti i calcoli. Ecco, tra 3 o 4 anni la potenza di calcolo e la complessità di questi sistemi raddoppieranno rispetto ai sistemi che ci sono già molto complessi in serie oggi. Quindi questo significa sempre di più sarà importante il ruolo del software sui nostri veicoli. Ma non è solo infotainment, come diceva lei prima, il software determinerà anche la possibilità di offrire ai clienti finali nuovi servizi, servizi di connettività, servizi di automazione e anche di personalizzazione dei loro veicoli. Software che può essere evidentemente sul veicolo, ma anche nel cloud e al di fuori del veicolo. Lo sviluppo dell'automobile è sempre passato anche attraverso lo sport, attraverso testare nelle competizioni la componentistica. È ancora valida questa situazione? Cioè, dalla pista alla strada, succederà anche con le nuove tecnologie. Voi come vi state muovendo? Ma noi questo trend lo vediamo di sicuro in entrambe le direzioni. Noi siamo impegnati anche con il no nostro settore di motorsport nelle competizioni sportive, evidentemente, e vediamo l'utilità di far confluire
all'interno del prodotto che va nel motorsport la nostra esperienza, la larga esperienza che abbiamo sui prodotti di serie. Dall'altro lato vediamo che nel motorsport i prodotti vengono diciamo così, utilizzati al limite, al loro limite, per cui impariamo tanto in termini di specifiche, in termini di tecnologia, in termini di affidabilità. Quindi vediamo chiaramente un output, un feedback molto interessante essendo presenti nelle attività delle corse. Noi oggi, per esempio, con Bosch Motorsport siamo fornitori esclusivi dei sistemi di propulsione ibrida per la serie Daytona-Le Mans. Lì forniamo sostanzialmente tutto il sistema, il motore elettrico, l'inverter, la centralina elettronica, il sistema frenante by wire e tutto il sistema di controllo. Quindi chiaramente cominciamo ad avere un approccio olistico sul veicolo e sul controllo del veicolo che ci dà la possibilità di acquisire molta esperienza che evidentemente possiamo poi ritrasferire nelle nostre attività per i veicoli di serie. Ingegnere, siamo proprio in chiusura, ma proprio una domanda, una risposta telegrafica. La sicurezza farà ancora un passo in avanti? Io non riesco a capire cosa si può ancora inventare sulla sicurezza, e voi che avete inventato di tutto, cosa ci aspetta il futuro, proprio telegraficamente? Grazie. Sì. Ma la sicurezza, Bosch è famosa e la sicurezza è uno degli elementi fondamentali di Bosch, basti pensare all'ABS e poi all'SP. Oggi la sicurezza si fa anche con sistemi di assistenza alla guida, noi abbiamo tutti i sistemi disponibili diciamo così, a livello più alto per l'assistenza alla guida a livello più alto, basti pensare alle applicazioni Maserati Grecale o anche la MC20, siamo già oggi presenti sul mercato. Ma andando ad esasperare l'assistenza alla guida, ovviamente ci avviciniamo a quella che è la guida autonoma. Quindi direi l'evoluzione e il trend tecnologico dell'assistenza alla guida va verso la guida autonoma, e su questo noi abbiamo più di 1000 ingegneri impegnati giorno per giorno per preparare questa evoluzione tecnologica. Soprattutto nel settore dei veicoli commerciali riteniamo che ci sia un'accelerazione importante anche dei nostri clienti, proprio per riuscire ad avere in tempi brevi una mobilità appunto commerciale il più possibile automatizzata, anche per far fronte alla carenza di guidatori per guidare i veicoli. Quindi questo senz'altro è un trend fondamentale, noi ci siamo e la nostra previsione è che saremo in grado di portare e implementare il funzionamento driverless sulle nostre autostrade entro la fine di questo decennio. Bene, ringrazio l'ingegner Camillo Mazza, General Manager di Bosch, Robert Bosch Branch Italy, di essere stato in collegamento con noi e di averci guidato in questo viaggio verso la tecnologia che vedremo. Grazie ancora di essere stato con noi. Grazie a voi. Bene, la puntata è arrivata alla fine e come sempre vi ricordo di seguirci sui nostri social e sul web, ma una cosa non cambierà mai ed è il nostro consiglio. Guidiamo con la testa, ci vediamo settimana prossima.